Bene, carissimi amici di Intervivan, storie da raccontare, noi siamo alla seconda edizione, io sono qui questa mattina in compagnia di Ivan. Boraggine. Carissimo Ivan, buongiorno, oggi è un giorno particolare per te perché c'è stato un momento, diciamo, clou Sì. della tua storia che stai portando in giro in diversi teatri, insomma, di campani e non solo. E parliamo appunto della vicenda della cella zero, Zero cioè la vera storia di. di Pietro Ioia. Allora posso dire che non lo sto portando io e si può dire che ci sei Ma anche tu se con proprio me. Portiamo dobbiamo. insieme io, tu con altri fantastici colleghi. Facciamo i nomi? Li vogliamo fare i Ma se nomi? vuoi Li possiamo posso fare i fare i nomi di nomi? No, tutti ma e. perché potrebbe essere positivo? Io faccio i nomi con una regia fantastica. Allora, il testo è inizialmente scritto da Antonio Mocciola, Sì. il nostro carissimo amico giornalista. Regia di Vincenzo Borrelli, altro nostro carissimo amico, fantastica regia. E oltre a noi in scena ci sono anche altri tantissimi altri colleghi fantastici. Sono Marina Bilbiller, Simone Somma, Antonio Tatarella, Diego Sommaripa, lo stesso Pietro Ioia che è in questo spettacolo, ragazzi Nonché cari, protagonista protagonista di e. questa vicenda. E lui interpreta il suo carnefice, quindi è un progetto molto molto particolare per sotto questo punto di vista qui. E poi no, un'altra Cristina? attrice, Cristina Amendola, e altri, mi dimentico qualcuno oltre noi? Non credo. Basta, poi non ringraziamo più nessuno perché poi sti cazzi, vabbè, tutto a posto. Quindi questo progetto molto Questo progetto che bravo, parla. oggi diventa un libro, Sì. lo spettacolo nasce circa un anno fa, 2 anni fa, quasi Quasi 2 anni fa. 2 anni fa, mentre oggi nasce appunto un ennesimo progetto che porta avanti e cerca in tutti i modi di divulgare questa storia, che è una storia vera, appunto quella di Pietro Ioia, che abbiamo avuto occasione di intervistare l'anno scorso qui ad Intervivan, e ce ne vuoi parlare di Di questo un po' di libro? questa vicenda, di Allora, questo libro? inizialmente lo vorrei anche far vedere, ma non perché ci sono io in copertina, che questa, allora, questo si può, ecco qui, mi copro anche io un attimo. La cella zero, morte e rinascita dell'uomo in gabbia, Pietro Ioia, che non è lui, ma lui è finto Pietro Ioia, sono io in scena. Questa è una fotografia fatta dall'amico videomaker, giovane videomaker, ma anche fotografo Dario De Simone, ci tengo anche a ringraziare lui. Questa vicenda, allora questo libro, credo che sia un momento importante per la vita stessa di Pietro, perché è stato anche un po' come esorcizzare la sua vita, tutto quello che ha fatto, perché lui ha raccontato durante la presentazione, ha raccontato che per scrivere il libro, siccome lui ha detto, per sua missione ha detto, non avrebbe mai, cioè non sarebbe mai riuscito a scrivere un romanzo o a inventare delle cose, sono tutte cose vere, quindi si è dovuto mettere lì a tavolino, a pensare, a rivivere tutta la sua vita, tutto quello che ha vissuto nei vari carceri che ha girato d'Italia e non solo, e specialmente in questa Appoggio Reale. Ma soprattutto, se mi permette Ivan, quello di Assolutamente. avere il coraggio di, insomma, di raccontare i fatti così effettivamente Come sono come sono accaduti, accaduti, senza senza filtri, filtri. e sono denunce anche che fa nei confronti di guardie carcerarie, fortunatamente sono poche, sono pochissime in confronto a quelle che fanno il loro lavoro con onestà, rispetto della dignità umana e quant'altro. Però racconta fa nomi di magistrati, di tutto, fa tanti nomi, quindi è una vera e propria denuncia senza censure, senza nulla, diretta. Tutto vero, ha raccontato la sua vita da quando ha iniziato, cioè da quando è iniziata la sua carriera, se così vogliamo chiamarla, da narcotrafficante, a quello che è oggi Pietro Ioia, per chi lo voglio dire, è Attivista. un attivista per l'associazione Ex Detenuti, quindi lavora per il rispetto Dei innanzitutto diritti dei diritti del del. detenuto, sì, perché ovviamente, però, diciamolo, chi sbaglia deve pagare, e c'è anche chi sbaglia in maniera forte. Certo, stiamo parlando di Però reati ancora più gravi, quello di un assolutamente, narcotrafficante. assolutamente, che ci sono morti e quant'altro, quindi chi sbaglia deve pagare.
Però durante la presentazione, come diceva anche lo stesso Don Franco, che è il cappellano del carcere di Poggioreale, diceva il carcere non è rieducativo come lo si specifica all'interno della Costituzione nell'articolo 27, ma spesso nel 90% dei casi è punitivo, per cui chi esce dal carcere è destinato a ritornarci, perché esce incattivito, esce adirato, esce nervoso, quindi ritorna inevitabilmente purtroppo a sbagliare. Pietro lo ha fatto nelle sue varie uscite dal carcere, ha sbagliato di nuovo ed è ritornato, poi è cambiato, ci ha pensato, si è messo lì a pensare alla sua vita, a quello che avrebbe potuto fare, e ha deciso di allontanarsi e allontanare tutto ciò che era il male per lui nella vita e di dedicarsi a coloro i quali vorrebbero anche loro poter denunciare, ma che magari non hanno coraggio, non hanno modo di poterlo fare, perché per paura, perché per tante altre motivazioni. Quindi un plauso va a Pietro Ioia e a chi ha permesso tutto. Certamente. Questo Ivan, prossimo spettacolo, La Cella Zero, dove si potrà avere l'occasione di essere spettatori di questa bellissima messa in scena con la regia di Vincenzo Borrelli. Nell'immediato non abbiamo date, proprio nell'immediato. Le prossime date saranno l'anno prossimo a Torino, con una prima data a Torino che verrà fatta oddio, non mi viene il paese vicino a Torino, comunque saremo a Torino, quindi andremo adesso a toccare il nord. E io credo, ci facciamo anche una bella grattatina da buoni napoletani per scaramanzia, io credo che avrà una grande risonanza nel nord, avremo una grande risposta del pubblico e sarà il momento in cui realmente si potrà cominciare a parlare in maniera forte di questo spettacolo. Ivan Boragine, attore napoletano, dall'animo napoletano. Dall'animo napoletano, assolutamente. Ti avvicini al teatro o al cinema? Io mi sono avvicinato, ho iniziato con il teatro, perché però sembrano frasi fatte, però è la verità, purtroppo è così. Il teatro è immediatezza, il teatro è emozione pura all'istante, il teatro è costruzione dall'inizio alla fine di un qualcosa, il teatro è vicinanza con il pubblico, a seconda dei teatri puoi avere un po' più vicino o più lontano, ma comunque senti l'energia del pubblico lì, sul posto. Cinema e televisione ai quali mi sono avvicinato poi nel tempo, ti danno l'opportunità di farti conoscere ancora di più, certo, al grande pubblico, maggiore. Però come emozioni magari per noi attori ne lascia di meno. La necessità del teatro è differente. Sì, io ho iniziato il teatro, mi sono allontanato un po', poi sono ritornato perché è così, perché il teatro è... Sappiamo che quest'anno è iniziata una nuova avventura come sì. Direttore artistico di uno dei teatri del cuore di Napoli, il Teatro Bolivar, sì. Come direttore artistico in compagnia di Ciro Esposito, un altro attore teatrale, non solo, anche cinematografico. Come vivi questa nuova avventura, soprattutto quali prospettive hai per questo, per il teatro come progetto, allora, diciamo attivissimo anche nel territorio napoletano? Ti spiego, allora, questo teatro, il Teatro Bolivar, si trova all'interno, nel cuore di Napoli, come si suol dire, nel quartiere Mater Dei. È un teatro stupendo, ma non perché ne abbia preso la direzione artistica insieme al collega amico Ciro Esposito, ma perché è veramente bello, un teatro di 360 posti, ma è un gioiello, è fatto bene, è fornitissimo sotto il profilo audio, sotto il profilo luci come service, è grande, è un bel palco. Non dimentichiamo che ha lasciato spazio ad artisti veramente di negli anni, assolutamente, nel sì. mondo della musica che nel mondo del teatro. Assolutamente sì. Noi quest'anno io e Ciro abbiamo voluto dare o provare, perché non è che siamo arrivati noi, certo. Però provare a dare la giusta dignità a questo teatro, non solo a livello territoriale, cioè Mater Dei o Centro Napoli, ma iniziando dalla Campania per poi anche ampliarci. Perché è un teatro che veramente, secondo me, merita tanto. Noi quest'anno abbiamo fatto un cartellone, abbiamo creato
con le difficoltà che il teatro purtroppo ti mette di fronte, ti impone assolutamente. Abbiamo creato un cartellone abbastanza misto. Abbiamo messo in cartellone 19 spettacoli, sono 9 musicali e 10 prosa, di prosa diciamo. E si va dalla commedia classica napoletana ad un pulp con due giovani attori, Vincenzo Messina e Luigi Vuolo, due giovanissimi attori di Castellammare, loro che sicuramente il pubblico conoscerà. E voglio fare pubblicità qui, ma non per interessi, c'è un fantastico coro gospel che mi ricordi un attimo come si chiama? Blue Gospel Singers, che vi invito assolutamente a vedere. Ci sarò io, saremo io e Ciro in scena, perché sa da fa, come si suol dire, con una fantastica commedia che ci sarà, della quale ci sarà tutto da ridere. E poi il primo spettacolo in apertura del cartellone di prosa, teatrale diciamo, sarà con uno spettacolo dal titolo Vorrei un bacio, con la regia di Luigi Russo. Che tratta altrettanti temi. Un tema molto 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 importante, molto forte, anche che sociale, assolutamente sociale. Sì, perché parla dell'assistenzialismo sessuale per i disabili. È una figura, purtroppo l'assistente sessuale, che in Italia non è riconosciuta a livello istituzionale, purtroppo in tutte le altre parti del mondo sì. La regia di Luigi Russo, sarò anche io in scena con altre fantastiche colleghe, e la produzione JP Gleiesis, e saremo dal 1 dicembre al 10 dicembre al Teatro Bolivar. Quindi dal titolo fatto detto, un po' Vorrei un bacio, il titolo dello spettacolo. Bene, Ivan, non mi dilungo, non ci dilunghiamo per questa intervista rilasciata, grazie. Io sono contentissimo di aver fatto questa intervista, lo sai, intervista. Era tempo che la volevo fare, non sto scherzando. Grazie, e nella speranza che la Cella Zero, questo progetto molto forte, incrociamo le dita, possa diventare una sceneggiatura cinematografica, una pellicola cinematografica, e rimanere nei cuori, soprattutto nei cuori di tutti, ma soprattutto in qualche modo far smuovere le coscienze delle persone che molte volte spesso sono all'oscuro di alcune vicende. Purtroppo sì. E questa vicenda non è una vicenda che sicuramente va messa all'oscuro, insomma, da tutto il resto. Quindi grazie ancora per questo. Compratevi il libro La Cella Zero, la vera storia di Pietro Ioia. E a presto. Grazie Ivan. Ciao carissimi amici di Intervivan. Un bacio. Per oggi è tutto. Ivan Voragine, Napoli.